Una vita tra missioni segrete e lotte per la legalità, sempre con la divisa indosso e quel passamontagna che ne travisa il volto, rendendolo quasi un eroe mascherato dei giorni nostri. Il comandante Alfa, croce d'oro al merito dell'arma dei carabinieri e tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dedito ad arresti difficili ed irruzioni, ha deciso di raccontarsi in esclusiva ai microfoni di Irpinia News, senza lesinare particolari della sua esistenza, trascorsa per la maggior parte nell'ombra, al servizio dello Stato e della sicurezza dei cittadini. Oggi il carabiniere paracadutista, con il grado di luogotenente da poco in pensione, unisce lo spessore morale di un uomo da sempre in lotta per la giustizia, la libertà e la democrazia, in difesa dei più deboli, promuovendo la cultura della legalità e raccogliendo fondi attraverso la partecipazione ad eventi in tutta Italia e la pubblicazione di libri, come Cuore di Rondine o Missioni Segrete, in cui racconta la sua eccezionale esperienza di militare e di uomo. Mi sono arrivato a 17 anni, sono partito con la famosa, veramente, valigia di cartone legata con lo spago, perché non c'avevo i soldi di mio padre per comprarmi la valigia nuova, e quindi mi sono trovato, ho subito delle minacce, verso la mia famiglia, e quindi mi si è accesa questa lampadina, meno male, ringrazio Dio, anche con l'aiuto dei miei genitori che mi hanno educato nel modo giusto, di dedicare la mia vita ad aiutare chi ne ha bisogno. Allora, la sua attività comincia dalle scuole, quindi legalità a partire dal basso. Ma guardi, è importante per i giovani, perché i giovani hanno bisogno di insegnamenti, ma hanno bisogno di testimonianze e di esempi positivi. Io magari in questo caso potrò essere magari un po' presuntuoso, però avendo vissuto un'infanzia un po' particolare, essendo un uomo del profondo sud, ho avuto un'infanzia un po'... ho faticato molto a scegliere la parte del bene e non la parte del male, e quindi voglio essere ad esempio per questi ragazzi. Il messaggio è quello di credere fortemente in se stessi e che non esistono obiettivi irraggiungibili, gli obiettivi sono tutti irraggiungibilissimi. Credere fortemente in se stessi e alle prime difficoltà non piangersi addosso, ma perché secondo me stanno sprecando energie inutilmente, quindi queste energie le impiegassero per essere più forti, più decisi, più tenaci, solo così si possono raggiungere i propri sogni. Beh, se ce l'ho fatta io, si può fare. Dove vogliono arrivare i suoi libri? I miei libri vogliono arrivare che la popolazione si avvicini alle forze dell'ordine, si avvicini alle forze armate, che non credano che l'erba del vicino è sempre più verde. Guardi che le nostre forze armate, le forze dell'ordine sono invidiate da tutto il mondo, vengono copiate da tutto il mondo, e io lo dico io che ho addestrato moltissimo in mezzo mondo e quindi so cosa significa andare in questi stati esteri e chiedere di fare l'addestramento, di copiarci in tutto e per tutto. Quindi io spero, ma credo che sarà così poi alla fine, che la gente si avvicina, specialmente i giovani, si avvicina alle forze armate, i carabinieri, forze di polizia, non sono loro nemici, ma sono loro amici, loro lavorano per il bene della collettività, stanno in mezzo alla popolazione, aiutare chi ne ha bisogno, che poi è la mia vita, è stata la mia vita. Come ho detto poc'anzi, aver trascorso un'infanzia dove ho sofferto il bullismo, ho sofferto la violenza, ho sofferto tantissimo, minacce, e quindi io credo che il rispetto si ottenga aiutando chi ne ha bisogno, non combattendo la violenza con la violenza. E questo i giovani lo devono capire. Io quando sento il bullismo, queste baby gang che in gruppo fanno del male a delle persone che magari sono caratterialmente le più deboli, ne soffro, perché credo che emulino un qualche cosa che le televisioni pubblicizzano, come, non so, Gomorra ad esempio, no? Io credo che Gomorra sia stato devastante per i giovani. E questo poi che voglio far capire attraverso i libri, i sacrifici che si fanno, perché la vita non ti regala niente. Io voglio dare forza a chi sta soffrendo, di dire ce la puoi fare, perché guardi, io dovrei scrivere un libro sulla mia infanzia, dove ho sofferto veramente. Io sono partito un ragazzo del profondo sud con un sogno, ho sofferto, ho fatto tanti errori, ho fatto tanti sacrifici, tante rinunce, però alla fine ce l'ho fatta, perché non ho mai mollato. Io vorrei che questi giovani di adesso, io potessi essere, sì, da esempio, perché forse sarò presuntuoso, lo ripeto, però vorrei essere da esempio positivo e dire un ragazzo che aveva un sogno, alla fine l'ha realizzato, e sono riuscito a fare 47 anni il carabiniere, di cui 40 anni nel GIS, e mi creda,
per stare 40 anni registi bisogna credere fortemente in quello che si fa, credere nella legalità, nella giustizia, nel senso di democrazia ed aiutare, è una missione aiutare chi ne ha bisogno. Non mi sono pesate tutte queste rinunce che ho fatto, tutte queste fatiche fisiche e mentali che l'ho fatti fare alla mia famiglia. È sacrificante sicuramente conciliare professione e famiglia, nel suo caso in particolar modo. Come fa a conciliare entrambe queste situazioni? Guarda, le ho conciliate perché devo dire grazie a mia moglie. Io ho trovato una donna strepitosa, una donna che è stata complice in tutto e per tutto con me. Mi ha sempre lasciato libera di scelta, mi ha sempre lasciato libera la mente di occuparmi solamente e esclusivamente al lavoro, ha educato i miei figli in un modo eccellente, ha fatto da papà, da mamma, quando ho avuto bisogno me la sono trovata sempre a fianco ad aiutarmi. Quindi, guardi, la mia vita professionale che ho avuto, che è stata una vita veramente entusiasmante, divertente, perché mi sono divertito, l'artefice è stata mia moglie, incredibile. Tutti dicono che dietro un grande uomo, che io non mi sento un grande uomo, ci sia una grande donna. Che ci sia una grande donna, sicuramente. Io non mi sento un grande uomo. Io mi sento un uomo che ha fatto ciò che doveva fare, servitore dello Stato, e rendersi utile alla collettività. Semplice. Ci saranno sicuramente dei ragazzi, dei giovani che vorrebbero seguire le sue orme. Cosa vuole dire? Cosa consiglia? Come possono fare? Io personalmente non saprei come fare da giovane per far parte proprio di un reparto un po' particolare come il suo, di una sfera che è anche un po' piena di fascino, di mistero. Ma guarda, è semplicissimo. Non bisogna essere fenomeni. Bisogna essere dei semplici ragazzi che hanno la testa sulle spalle, che abbiano voglia di fare sacrifici, rinunce e di rischiare, vabbè, ma si rischia in tutte le professioni. Diciamo che da noi si rischia un po' di più, ma sei consapevole di quello che ti può accadere, quindi se il destino vuole che finisca presto, peggio per lui, come si suol dire. Guarda, arruolarsi nell'arma, purtroppo abbiamo un vincolo, deve fare almeno 3 anni al reggimento carabinieri periodisti Tuscania, dopodiché deve venire da noi, fa dei test, fa dei corsi, poi fa tutte le specializzazioni, già quando entra comunque da noi... Noi dico, una selezione, una predisposizione particolare, cioè chi seleziona vede qualcosa in più. Sì, cervello. Noi Rambo non li vogliamo, i Rambo. Vede, i requisiti tecnici li conseguono già questi ragazzi perché siamo tutti parati, tutti forti fisicamente, mentalmente. Bisogna avere testa perché il cervello è l'arma più efficace. Ma vede, noi quando arrivano i ragazzi che vogliono far parte di questo entusiasmante reparto, li chiudiamo per pochi minuti in una stanza particolare dove ci sono 3 foto, dove c'è Falcone, Borsellino e Dalla Chiesa. Non gli facciamo nessuna domanda, da lì capiscono dove stanno cercando di entrare in un reparto particolare che ha dei compiti particolari e che è una famiglia. Prima di essere colleghi siamo amici, perché viviamo 10-12 ore insieme, a volte all'estero anche 3-4 mesi insieme. Mia moglie mi dice sempre che sono stato insieme più ai colleghi che a lei, quindi si figuri. Naviga sott'acqua, sempre sotto le acque, ovviamente motivo per il quale anche indossa un passamontagna e tutto il resto. Come mai? Semplicemente per quello che abbiamo detto, lei decide ogni tanto di venire fuori e di fare questi incontri per incentivare i giovani, per dare fiducia ai giovani e per credere nelle istituzioni, o c'è qualche altro motivo? No, oltre a questi motivi che ha elencato lei, il motivo è che la storia di questi eroi, perché per me sono eroi questi ragazzi, perché vedi dall'età 22-23 anni, che nel forfiore, insomma, quando il giovane si va a divertire ha altre cose da fare, ha deciso di vivere nell'ombra e di fare una vita, non avere una vita privata, quindi non esistono discoteche, cinema, non esiste niente, quindi per me sono degli eroi e che non vadano dimenticati. Attraverso queste poche righe resterà lo scritto, la storia di questi ragazzi qui, questo e non gli altri obiettivi. E poi giustamente anche per essere da esempio, ma a tutti, non solamente ai giovani, specialmente ai giovani, però alla collettività, di credere fortemente nelle istituzioni e
di credere fortemente in se stessi, lo ripeto, no? E di non mollare mai, che tutti i sogni si avverano se uno non molla.